capire quando è il momento di mollare. Abbiamo parlato proprio della differenza tra ostinazione e determinazione. A volte ci è utile definire prima quando è il momento di mollare, riuscire a capire quando e se, auspicabilmente mai, ci troviamo in una di queste due situazioni. Queste due situazioni, che sono abbastanza facili da identificare, sono due casi dove decisamente dobbiamo smettere. Qualunque sia la cosa che stiamo facendo, se mi trovo davanti a una di queste due situazioni, è buona cosa smettere. È buona cosa, o meglio, magari valutare seriamente di smettere. Quali sono queste due situazioni? Allora, prima è il cosiddetto cul-de-sac. Il loop, non vado da nessuna parte. Se faccio sta roba qua e vado avanti a fare sta roba qua, non arrivo da nessuna parte. Qui forse è il caso di valutare di smettere. Seconda situazione è quando metaforicamente mi trovo davanti al burrone, cioè se vado avanti così mi schianto. E anche qua è una buona idea valutare di smettere quello che stiamo facendo. Quindi il cul-de-sac o il loop, continuo vado avanti ma non mi muovo, sono sempre qua, non esco dal giro, non esco dal loop. Oppure sono davanti al burrone, sul filo, sull'alone del precipizio. Se vado avanti a fare sta roba, vado di sotto, mi schianto, mi ammazzo.